Genova è nata qui, in piazza Sarzano, e qui ha cominciato a crescere, di fronte al porto, su una collina protetta da un castello. Vicino a questo castello sorgeranno poi magnifiche chiese e un convento dove studieranno e pregheranno i coltissimi padri domenicani. Genova nasce qui, forse nel nome di Giano Bifronte. Genova, città Bifronte, con un'apertura a mare e un'altra alle montagne. Il suo simbolo è il grifo, metà aquila e metà leone, vicino al cielo e forte in terra. Anche il proverbiale attaccamento dei genovesi al denaro viene in questo modo facilmente spiegato. Secondo la tradizione ligure, fu proprio il dio romano Giano Bifronte a inventare le monete, che hanno due facce. Anche Genova è una città a due facce? O è una città a più facce? Qui siamo nella parte più antica della città. Là, nel Museo di Sant'Agostino, è racchiusa la storia d'amore e morte di Arrigo VII e di Margherita di Brabante, immortalata dallo scultore Giovanni Pisano. E qui sotto, in Campo Pisano, furono sepolti i prigionieri dopo la tremenda battaglia della Meloria. Partiamo allora da questi due fatti. La battaglia della Meloria, una delle più grandi battaglie navali della storia, e il soggiorno a Genova dell'imperatore. E partiamo da due personaggi straordinari. Arrigo e la moglie Margherita di Brabante da una parte, e l'imprenditore stratega Benedetto Zaccaria, re dell'allume, che era un potente minerale usato per il trattamento della lana e per rendere ignifugo il legno, dall'altra. Il 6 agosto 1284 la battaglia e il 21 ottobre 1311 l'arrivo a Genova dell'imperatore. Non passano nemmeno 30 anni tra i due personaggi che in qualche modo si incontreranno. Si incontreranno perché quando Arrigo viene a Genova è ospite proprio nel palazzo degli Zaccaria. E sono due personaggi che lasciano molti segni in questa città e allora cominciamo il nostro racconto proprio da loro. La bella e sfortunata Margherita di Brabante aveva sposato l'imperatore Arrigo VII. Questo potente sovrano decise, agli albori del 1300, di pacificare i rissosi italiani. Così scese lo stivale, fermandosi nel 1311 proprio a Genova. Genova è una città litigiosa, soprattutto nel delicato passaggio fra XIII e XIV secolo, dove a contendersi il potere sono le cosiddette quatuor gentes. Doria e Spinola, di ispirazione ghibellina possiamo dire, e Fieschi e Grimaldi, vicini al partito guelfo. Le lotte sono tante e tali da provocare, ad esempio, tra il 1296 e il 1297 la cacciata stessa dei Grimaldi, che come sappiamo si installeranno a Monaco. Ma queste lotte proseguono sino a far sì che sia necessario un intervento esterno. Nel 1311 questo intervento arriva per opera di Enrico VII, l'Alto Arrigo Dantesco, cui viene ceduta la signoria. È una signoria a tempo, questo mostra bene quali sono i rapporti di forza. E Arrigo passerà a Genova molti mesi nel palazzo che era stato di Benedetto Zaccaria, terrà un grande placito in piazza di Sarzano. A Genova morirà la moglie, Margherita di Brabante, e lui morirà poco dopo. Così si interromperà la sua avventura. Arrigo entrò a Genova il 21 ottobre, gli giurarono fedeltà davanti alla cattedrale, gli si sottomisero i genovesi, o almeno fecero finta, e Arrigo qui rimase fino al 16 febbraio dell'anno successivo. Quattro mesi, ospite degli Zaccaria, la famiglia di Benedetto, in un fastoso palazzo fuori mura, nell'attuale via San Vincenzo. La bella Margherita, che era piccolina e di salute cagionevole, prese una malattia misteriosa che in breve tempo la uccise. L'amatissima, dai genovesi, imperatrice, morì nella notte tra il 13 e il 14 dicembre e fu sepolta nella chiesa di San Francesco a Castelletto, poi distrutta. Arrigo VII, disperato, chiama il più grande artista del momento, Giovanni Pisano, per fare il monumento funebre alla moglie. E questo monumento funebre sarà una cosa particolare perché
non va sottoterra Margherita, ma sale, va verso il cielo, si eleva verso l'alto. Pochi mesi dopo morì anche Arrigo, a soli 37 anni, e volle che il suo cuore fosse sepolto insieme all'amatissima moglie. Pensate che il monumento, con la distruzione della chiesa, fu smembrato e ritrovato a pezzi qua e là, uno addirittura incastrato nel muro di cinta di un giardino. Qualche anno fa ci raccontarono questa storia appassionante Silvio Ferrari e Adelmo Taddei, storici dell'arte. Arrigo VII, mi pare all'inizio del 1300, scende in Italia per mettere pace fra i litigiosi staterelli, arriva a Genova con la moglie Margherita, e qui a Genova Margherita, che ha un grande successo popolare, muore. Sì, credo che si possa aggiungere anche di peste o comunque di malattia contagiosa. Probabilmente il professor Poleggi mi aveva raccontato questo, le truppe vengono acquartierate a Campi, dunque in Valpolcevera, la regina, appunto, anzi l'imperatrice, viene contagiata e il sovrano comunque riparte per quello che non sarà un grande esito, come è noto. Non riuscirà, appunto, nella sua dantescamente, come dire, aspirata impresa, e tuttavia lascia un documento ben preciso rivolto all'artista più importante dell'epoca, che ha alle sue spalle già interventi straordinari, Giovanni Pisano, e ripeto, che ha già alle sue spalle, appunto, i grandi lavori dei battisteri, i grandi lavori, appunto, dei pulpiti, e gli affida, appunto, questa sorta di vera e propria assunzione o comunque di sublimazione della propria consorte. Ecco, una donna evidentemente molto amata, perché chiama forse l'artista più importante dell'epoca per realizzare un monumento funebre che è anche una rivoluzione. Margherita molto amata dal popolo, come diceva il professor Ferrari, perché subito dopo la morte viene dichiarata santa addirittura, perché si era, come dire, dimostrata caritatevole, prodiga di attenzioni. E molto amata dal consorte, da come si evidenzia nei documenti, insomma, Arrigo VII, addirittura chiese che il proprio cuore venisse poi sepolto insieme a quello della moglie, come era tradizione nelle corti francesi. E chiama, appunto, a realizzare questo monumento funebre Giovanni Pisano. Giovanni Pisano, che ha già più di 70 anni, quindi è al termine della sua vita, e che non ha mai realizzato monumenti sepolcrali, e invece realizza questo monumento qui in Genova, in San Francesco di Castelletto, poi chiesa che poi viene bruciata, la sorte disgraziata che ha avuta questa, come tante altre chiese genovesi, venne demolita per speculazione privata 1820-1821, ma realizza probabilissimamente un monumento, una macchina scultorea imponente, probabilmente era alta una decina di metri, ricca di statue, ricca di movimento, e a noi ci rimane questa che ne era il fulcro, fortunatamente, più qualche altro pezzo sparso, ai noi. È un'elevazione. Questa è l'elevatio corporis di Margherita, nel senso che questo rappresenta il momento in cui il corpo di Margherita sorge dalla tomba nel momento del giudizio universale, e con questo sguardo straordinario, colmo di speranza, guarda in alto e vede Dio. Quindi è un elemento assolutamente innovativo, rivoluzionario, si diceva. E un altro elemento che mi preme sempre di rimarcare sono queste labbra che si dischiudono, perché per la prima volta dopo secoli di tomba Margherita torna a respirare, e si vede questo anelito, questa vita che ritorna in questo corpo così ben scolpito, ovviamente, e unito appunto a questo sguardo di speranza che va verso l'alto e che finalmente si ricongiunge a Dio. In quell'anno gironzolava per Genova anche Dante Alighieri, che forse in vico dei parmigiani nella zona di Piazza Fontane Marose sarebbe stato preso a botte dai ceffi di Branca Doria, personaggio che il sommo poeta aveva piazzato all'inferno,
accusato di aver fatto uccidere il suocero. Per questo trattamento non proprio ospitale scriverà di Genova e dei genovesi. Ai genovesi, uomini diversi, d'ogni costume, pien d'ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Beh, non è andato leggero il nostro. Appuntamento ancora con Dante, ma non solo con lui, nel prossimo capitolo.